Il bello di avere tanti vassalli che possiamo fare una guerra e poi non combatterla. Ben ritrovati ragazzi sul canale di Geldof Game, siamo con 60... qual è? 67... 7? 8, non mi ricordo. Episodio di Europa Universalis 4 con Castiglia. Dunque, siamo impegnati in un po' di guerre in Africa in questo momento. Nell'ultimo episodio abbiamo preso tutta questa zona del Portogallo. Ci stiamo preparando a dichiarare guerra anche qui, anzi potremmo anche farlo subito. Sali su. Dunque, il porto di qui. Vai lì. Poi abbiamo preso anche Cusco. Dobbiamo prima o poi dichiarare guerra alla Francia. Continuo a dirlo e non lo faccio, però prima o poi è una cosa seriamente da fare. Anche perché la Francia è arrivata qua in Alaska e non che sia un territorio così importante, però. Allora, uno di stabilità e 10 di disciplina. Grande Ignacio. 3 di stabilità. Fantastico. Ignacio chi è? Scusate. È lui? Sì. Ottimo. Questo lo buttiamo via che non ci interessa. Abbiamo vinto anche qua. Le nostre navi dove sono? Porterei queste truppe. Allora. Qua come va la faccenda? Poi chi è si è alleato? Con Brunei. Penso che ci sia bisogno di più truppe. Ok, sbarca. Sbarca e prendi questo, così queste navi sono in un territorio amico. Inizierei a prendere anche magari qualche territorio in Brunei a sto punto. Mi sa che faremo proprio così. Allora, qua come va la faccenda? Iniziamo ad arrivare a un punto intermedio, oserei dire. Vieni qua. Qua quante truppe ci stanno? 39, perfetto. Ma questo non ha capito che fin quando non è full siege di tutto, questa guerra andrà avanti. Sta andando abbastanza bene. Fugio! Fugio! Oddio, non è che sia molto interessante. Possiamo dare. Vabbè, dai, pigliamoci anche Fugio. Vediamo un attimo quali sono. Oddio, non è che ci dà accesso a molte zone interessanti, eh. Costa anche solo 30. Non so se è il caso di prenderlo, per adesso no. Per adesso no. In realtà potremmo anche già fare pace col Mali che ci pigliamo i territori che ci interessano di più. Per arrivare fino qua, qui così, fino a Kong. Potremmo arrivare fino qua. Sì, potremmo arrivare fino lì davvero. Anzi, il Mali ha dei proprio bei territori. Full annexion quasi quasi, un pensierino lo sto facendo. Sbarcati? Ottimo. Allora, aumenta le tasse lì o 10 di prestigio? Dov'è che è? Manico. 10 di prestigio. Allora, facciamo un bel giochetto. Chi è che ha il prestigio alto? Aragorn, Black Bamba e Abraham Hilton. Farei Black Bamba. E farei così. Perfetto. Urca. Poi, allora. Trade efficiency o local unrest? Local unrest. New monarch. Da qua meravigliavo. Bene.
Counter modifier. Andato via. Perfetto, attacca lì. Adesso queste non soffrono più attrition, per fortuna. Mm, 10 di prestigio. Vabbè, questo ce lo prendiamo tutto. Cos'è che è successo? Gli ottomani non sono più un valido rivale? No, sono un rivale, ok. Però sarebbe bello poter almeno vedere quali sono i rivali disponibili, eh. Allora, qua io ne prenderei giusto uno. Li possiamo mandare qui. Ah, niente, non si possono muovere perché c'è quel problema lì. Allora, ci spostiamo qua. E speriamo di non trovare la flotta del Brunei, ma non penso sia un grosso problema. Saxony con Mantua. No, non era Mantua, probabilmente. Questi stanno tornando a casa, che giro hanno fatto dall'Africa addirittura. Qua stanno andando molto forti, stanno assediando Kong in questo momento. Ottimo. Un altro claim su Tunisi. Fabbrica claim qui. Poi possiamo dichiarare guerra a Tunisi. Si è alleata con gli ottomani. Quando è che finisce la tregua con gli ottomani? Nel 16, no, ancora presto. Prepariamoci però a prendere anche Nantes, magari Armor addirittura. Anche qua facciamo un claim. Dopo... Guarda, un'altra guerra va già, poi tornerei in Inghilterra. Cosa ne dite? Mi sembra un buon piano. Tanto le mie navi dove sono? Qua. Spostiamoci in Brunei. Potremmo attaccare direttamente il Brunei. Perdi 10 di prestigio. Ok, la colonia funziona da sola. Adesso siamo... Quanti ne abbiamo? 3. Stiamo facendo 5. Ne possiamo mandare qualcuno da qualche parte. Qui c'è. No, mandiamola lì. Così abbiamo recuperato questo problema che ci aveva afflitto alla fine dello scorso episodio. Non siamo messi bene col manpower però, ragazzi, dobbiamo recuperarlo un po'. E qua non starei. Cosa stanno facendo questi? Ah, vanno da Gao. Ne abbiamo convertiti due. Abbiamo fatto il claim qui. Siamo già al 37%. Tra 47 giorni possiamo far beccare il claim. Allora, convertiamone un po'. Ragazzi, ma Tlemcen quanti territori aveva? Cioè, è una cosa pazzesca. Tanto siamo un po' 97% Mali, potremmo anche far pace. Vediamo un po' se è il caso. Allora, questi sono i territori di Yao. È che non posso farci core. Questo chi è? La Francia sarà, esatto. Non posso ancora farci core, quindi in realtà di loro me ne frega poco, sinceramente. Kong cosa c'ha? Oro. E questa qua di Kong potrebbe interessarmi. Comunque dobbiamo aspettare 30 giorni che torna a casa il nostro amico. Tanto vediamo se qua sono arrivate le truppe sbarcate di là. Chi è che è morto? No. Facciamo un po' di morale adesso, dai. Oh, è arrivato a casa. Vediamo un po'. Vediamo un po'. 7% di overextension. Non è un problema. Anche queste due sono interessanti. E l'oro qua.
Quindi dobbiamo aspettare che cada questo. Va bene, 60%. Fusion, io non ti voglio, fai schifo. Quindi per adesso rimani lì così. Allora, questi li possiamo già mandare lì, tranne magari questi, che li possiamo dividere a loro volta a metà. E fare così. Ok. Po' di guerre da queste parti. 7%. Facciamo così anche velocemente perché stiamo rischiando di perdere tutte le nostre navi. Porca miseria, 4%. Queste qua dovranno stare qua un bel po'. Ma vai qui. Vai lì. Vai lì. Ok, bene. Spostati lì. Concentriamoci molto sul Canada, dai. Cioè, non si chiama Canada, si chiama Vicerream Atlantico. Abbiamo completato questo, ottimo. Allora facciamo un altro claim su Vajanagar. A questo punto potremmo guardare anche un po' dove sono le risorse più belle. Goa ce le siamo presi. Questo potremmo prenderci il cotone e anche questo qua. Facciamo questo. Inizia con la V, ce n'è solo uno, quindi claim. Poi la Tunisia è a posto, questa è a posto, non possiamo fare più claim. Qua c'è il tè che è molto interessante. Non saprei dove fare i prossimi claim. Potremmo iniziare a farli su Timbuktu. Dehara. Fabbrica claim. No, non si chiama Dehara, si chiama così. Ok. Ok, venite lì. Porca miseria, non bastano? Come siamo messi qua? Meno 9.000. Porca miseriaccia. Allora, facciamo così. Stacca. In ordine di condizione. Queste, portale lì. Ok, ci hanno fregato. Allora, prendiamo le navi pesanti anche. E portiamole lì. Speriamo di non perderne troppe, ragazzi. Allora, trade efficiency o soldi? Trade efficiency. Rivolta San Tomas. E che possiamo farci? Ci andrà Black Panda a farla fuori. Poi Kong. Ok. Abbiamo detto Kong. Poi qua non mi ricordo bene com'è la storia. Questo è bello e questo è bello. Full annexion, allora 108, quindi è troppo. Togliamo quello che non mi interessa, che sono, diciamo, queste qua. Quindi voglio prendere solo le cose importanti, quindi 1, 2, 3, 4. E il resto direi che invece ce lo prendiamo tutto perché è proprio bello. Quindi 1, 2, 3, 4. Giusto? Sì, qua ci sono le spezie. Soldi. Poi war reparation. Questo è un po' di. È un po'. Poi questo qui. No, qua va bene così.
Ok ragazzi, ci hanno assolutamente fregato. Po' imbarazzante da dire, ma ho perso tutte le navi pesanti. Adesso abbiamo fatto la guerra in Mali, è andata decisamente bene. Hop, 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 hop. Poi mettere a fare anche così. Così non abbiamo problemi lì. Ma ci hanno affondato tutte le navi. Non pensavo questo sarebbe stato possibile, sinceramente. E questo inizia a essere un problema, perché non abbiamo abbastanza trasporti in zona, dobbiamo ricostruirli tutti e non abbiamo le navi pesanti. Quindi a questo punto, fatemi un attimo capire, le prossime navi pesanti sono a livello 19, quindi vale la pena costruirle adesso. E dobbiamo rifarle. Allora, 20 navi pesanti e le facciamo subito. Vediamo un po' di prestiti. Op, dove è finito? Ok, poi facciamo altri trasporti. Venti trasporti. E siamo sotto di un bel po', quindi facciamo anche un bel po' di commerciali. Ne stiamo facendo 70, ne stiamo facendo 70, 60, quindi possiamo farne un po' di più. Facciamo altri 10 navi pesanti. Altre 10 navi pesanti, altre 20 navi pesanti, voglio una flotta devastante. Facciamola qua. Perfetto, abbiamo fatto, messo a costruire un po' di navi, direi. Ora quanto arriviamo? 218, ottimo. Allora, questa guerra la possiamo vincere comunque. Però dobbiamo recuperare il manpower. Questa è la solfa. Non si può reclutare in Overseas Land. Quindi recuperiamo la vita su queste, che è l'unica cosa da fare. E continuiamo a fare l'attacco su Brunei. Questo sarà di sicuro un full annexion, ma facciamo la pace separata, perché è inutile farla unita. Ok, il punto è che stiamo continuando a prendere territori arabi, quindi in realtà la resistance su Unity sarà sempre bassa. Dobbiamo anche fare delle altre truppe. Possiamo farne 8. Potremmo star qua. Take decision. Abraham Hilton. Ok, via tutta questa roba. Netherlands Refuse. Sì, hanno fatto quella roba lì. Ok, vediamo un attimo com'è qui. Il 10 Liberty Desire Abraham Hilton. È un po' altino. Questo si è alzato di nuovo. Perché si è alzato? Opinion of Castile. Eh sì, si saranno presi qualche malus effettivamente. Cioè, facciamo una bella cosa. Così almeno la finiamo una volta per tutte. Il Mali vuole passare. Perché? Perché si è diviso in due. Col cacchio che passi. 34. Ok, vai qui. Dovremmo farli fuori abbastanza facilmente. Abbiamo molto più morale di loro, 6.2.
non distrutti, ma quasi. Allora facciamo così, ne lasciamo indietro. Perché la fanteria tutta cambiata? Ah, perché condition, no, type, ok. Così. Andiamo fino a Sibu, vediamo se li intercettiamo. Vediamo se li facciamo fuori. Tra l'altro a questo punto, come siamo overestesi, 65, quindi possiamo prenderne molto di più. Purtroppo qua non possiamo andare ancora. Quindi facciamo fuori quello. Facciamo cadere la capitale del Brunei. Allora piazziamoci direttamente lì. Ahia, questa è una cosa assolutamente negativa che è successa. Mi hanno preso assolutamente in contropiede in questa guerra, ragazzi. Allora, combattiamo questa battaglia e poi scappiamo. Quando è che possiamo andare via? Il 9 gennaio, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Scappiamo. Beh, non abbiamo perso nessuna. Avrei dovuto scappare anche da quella battaglia là, però non l'ho fatto, effettivamente ho sbagliato. Ok, guardate questo. Non è alleato con nessuno. Potremmo dichiarare guerra anche a lui. Tanto è il nostro sport preferito, dichiarare guerra a caso. Allora, vediamo un po' come sono messi i ribelli, che è un po' che non gli do attenzione. Tanto questo, ecco, abbiamo un altro colono libero. Send. Va bene. Ribelli. No, sembrano essere tutti sotto controllo, tranne questi. Ok, aspettiamo un po'. Vediamo un po' come va. Questi saranno fra 2 anni. È un bel po'. Dovrei avere qua le truppe, il punto che siamo impegnati in questa guerra. Solo una cosa, se ora dovessi far pace col... No, stai qua, cacchio. Far pace col Brunei. Ho il diplomatico libero. No, però mi sembra di avere due mercanti in più. Allora, mettiamo giù questi mercanti che non ho assolutamente idea dove piazzarli. Dunque. Almeno qua abbiamo una percentuale, cioè. Qua abbiamo il 6%. Come? Perché abbiamo delle isolette. Quindi facciamo transfer. E anche qua avremo qualcosa, mettiamolo di già, facciamo transfer anche per questo. Dovrebbe andare bene così. Ok. Direi che va bene così. Questa è la Francia che sta andando a esplorare, probabilmente. Tanto aspettiamo di vedere un po' qua come va la storia. Ci siamo presi un po' delle risorse importanti, eh? Questo, infatti, il trade ora è salito a 60, semplicemente perché possediamo questi territori. Però il problema con le navi è abbastanza grave, sinceramente. Sono fatto prendere in contropiede. Stiamo facendo tantissime navi ovunque. Vediamo quando verranno pronte le prime. Potremmo anche fare qualche altro debito. Quanti ne abbiamo adesso? 5. E fare qualche altra shipyard. Allora, costruzioni. Non lo trovo. Non c'è più costruzione da qua. Ah sì, è questo. Ok, shipyard. Che è quello per costruire più veloce. Sì, facciamo...
Sì, perché sono su due linee separate, quindi non è un problema. Paghiamo un altro debito, tanto uno in più. Qual è il problema? Ragioniamo da italiani, dai. Facciamo debiti a go-go. Ok, shipyard. Direi che va bene così. Il resto ci interessa un po' di meno. Aspettiamo di arrivare in positivo con lui. Qua sta continuando a scendere purtroppo. Facciamo così perché tanto qua non possiamo più andare avanti. Oddio, in realtà non abbiamo un progresso degno di tal nome. Almeno qua possiamo conquistare una provincia. Ok, qua stanno iniziando ad arrivare le prime navi che sono trasporti. Sono curioso di vedere quando escono le prime navi pesanti. Esigenza di concilio, poi abbiamo convertito qualcuno, un possible qualcosa, perfetto, ok. Hop. E hop. Ci stiamo convertendo come dei matti, eh. Siamo a stability 3, nonostante questo abbiamo un casino di ribelli. Più uno addirittura per l'overextension. E war exhaust, facciamo così. Porca, da dove sono arrivati quelli? È possibile che stiamo perdendo così tanti uomini? Cioè, mi sembra un po' ridicolo, eh? Non abbiamo fanteria in questo esercito. Torna a casa da Jolof, 17 giorni, dobbiamo fare pace assolutamente con questi signori. Perdi soldi e gain tax ovunque o questa cosa? Va bene, paghiamo un altro debito. I nobili, nobili, nobili. Come va qua? Possiamo fare quegli inginocchiamenti vari. Allora, inginocchiamento. Inginocchiamento e anche generous donation. No, quello manca ancora. E qua chiama la dieta, così sono tutti più contenti. Questi non ci servono ancora e non voglio chiedergli favori. In 7 giorni questo torna a casa, bene. Allora facciamo così. Niente, abbiamo perso ancora più uomini. Stanno cercando di riprendersi quello, che è per fortuna. Spostiamoci lì. Civil War in Ming. Eh sì, Ming non è messo molto bene, a dir la verità, eh. Anche noi non siamo messi benissimo, ma meglio di lui perlomeno. Qua non possiamo fare molto. Purtroppo non abbiamo più fanteria. Ok, ah sì? Pensavo di avere molti più punti contro Brunei. Dobbiamo prendergli la sua capitale. 77%, che sfortuna. Un altro mese. Disease outbreak, ottimo, visto che abbiamo già tantissimo manpower. Forza ragazzi. Oh. Vanno giù. Allora. Cioè qua non posso andare perché c'è Sibu. Vediamo di far pace con i Brunei. 58, però qualcosa me lo devi dare.
Qualcosa me lo devi dare per forza. Quanto sei disposto a pagare? 32. 30. Che fa parte dello stesso mare, tra l'altro, quindi non sarebbe una cosa negativa. Così posso importare queste truppe di là e vincere la guerra contro questi. Un reparation me li paghi? No, niente, finiamola così. Ok, allora, Castile, get claim on Congo. O cose negative. Expect province to be conquered by Castile within a few years. Urca. Il punto è che il Congo è alleato con la Francia. Quindi, o entriamo in guerra contro qualcuno insieme alla Francia e vediamo cosa succede. Magari la Trade Company si incazza. Però sarà un problema che risolveremo successivamente. Dunque, iniziamo a venire qui con anche le navi. Forse riusciamo a mettere una pezza a questa guerra. Intanto ci siamo presi questi territori. E poi cos'è che vorrei fare ancora? Non lo so, lo vedremo all'inizio del prossimo episodio, ragazzi. Iniziate a scrivermi il nome per la colonia australiana. Tra l'altro abbiamo un colono libero. Quante colonie stiamo facendo? Secondo me tre. Esatto, solo tre, quindi potremmo mandarne qualcuno in giro, tipo qua. Così la colonia canadese cresce forte e sana. Abraham Hilton magari si sta espandendo qua, si è espanso da questa parte. Questo è tutto Canada. Vediamo un attimo. Sì, questo è tutto Canada, quindi dovremmo anche aiutare Abraham Hilton con delle guerre. Comunque, dovremmo un attimo ristabilirci perché siamo ancora messi malissimo a livello di manpower. Forse è il caso di fare un arruolamento massiccio di mercenari. Adesso vediamo un po' come gestirla. Ci vediamo in un prossimo episodio, ragazzi. GG a tutti!